Stai bene, ci siamo. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, il mio punto di svista. Come ben potete vedere qui con me oggi c'è un ospite speciale, nonché, nonché il mio fidanzato Marco. Ciao. Ho tutti. Deciso di... Ciao. Sì, sono impresentabile, però mi hanno voluto per forza nel Vabbè, video. Vabbè, sì, volevo una persona... Allora, vi racconto brevemente un piccolo aneddoto. Avevo già registrato questo video una settimana fa, ci avevo messo tantissimo tempo e poi lui mi ha cancellato tutti i video. Per sbaglio, e quindi... Bene, quindi adesso è costretto a partecipare al video, a dare la sua opinione. Iniziamo. Riguardante i pro e i contro del Belgio. Vai! La ragione principale per cui tutta la gente del mondo si trasferisce in un altro paese è il lavoro. Secondo il mio punto di vista, brava Denise, secondo il mio punto di vista ci sono parecchie possibilità lavorative in Belgio. Certo, dipende dalla zona dove vi trasferite e dipende dalle lingue che sapete parlare. Perché qui senza l'olandese mi è dato il via. Vai. Qui senza l'olandese non fate niente, anche con un ottimo inglese sarà difficile, a meno che non vogliate fare roba tipo ristorazione, lì non serve tantissimo la lingua. Però fondamentalmente per altre posizioni più di rilievo, se magari avete studiato, anche solo con l'inglese diventa un po' difficile. Quindi l'olandese... C'è da dire, ci sono ottimi corsi di integrazione e anche opportunità per studiare la lingua praticamente gratis per noi europei, soltanto che ci vuole il tempo, quindi nel frattempo vi dovete poter mantenere. E quindi dovete andare a lavorare nei ristoranti in poche oppure potete andare a lavorare nelle aziende di logistica dove fanno i pacchi, ecco, in quei posti. Tipo Catunnasi, se qualcuno, se qualcuno ha davvero necessità di lavorare nella sua vita con un bello stipendio, partiamo da 1600 euro al mese, e... anche se sono contratti giornalieri, no? Sì, però chiamano contract, sempre perché hanno sempre bisogno. Alla fine ti chiamano ogni giorno, dal lunedì al venerdì, certe volte anche il sabato, e vieni pagato anche di più. Quindi se qualcuno ha davvero necessità di lavorare e si accontenta, fra virgolette, di fare un lavoro un po' pesante fisicamente, bene in quell'azienda, io direi che... O se ce la fa fare il sacrificio di fare certo quello e nel frattempo studiare la lingua per poi aspirare ad altro, magari fa così. Sì. Però c'è da dire che io, avendo una triennale in scienze biologiche, ho comunque trovato un lavoro dopo 4 mesi all'incirca, eravamo qui. Che poco non è comunque. 4 mesi? No, ma infatti abbiamo fatto altri lavori. 4 mesi di affitto per mangiare, sì, tutto. Sì. Non sono pochi, però tendenzialmente... La possibilità c'è, se uno tenta forse io direi è difficile, ma... Sì, io direi nell'ambito scientifico ci sono tantissime possibilità, cioè perché ci sono tante aziende farmaceutiche, quindi è molto probabile che con l'inglese riuscite a trovare molto un lavoro. Molto probabile, non direi. Secondo me, ma io non conoscevo tutti i nomi di tutte le aziende, ve li posso scrivere qui, tipo la Janssen, la Pfizer, la GSK, tante aziende grosse, enormi, con 5-6 mila dipendenti che assume gente da tutto il mondo. Io direi che in queste aziende è molto più probabile che viene assunto con l'inglese. È perché vedo sempre straniero. Ok, parola sua. E vabbè, io che sto nell'ambito vedo, ci sono tanti colleghi che sono stranieri. Tantissimi no, però ce ne sono. Uno potrebbe pensare di fare magari un part time e nel frattempo studiare meglio la lingua, avere più tempo per studiare la lingua e quindi fare prima il lavoro dei propri sogni, diciamo così, o per il quale uno si è preparato ed è qualificato. Il problema è qui per un part time già è difficile trovare un full time solo con l'inglese, il part time diventa ancora più difficile. Poi considerando che esiste qualcosa chiamato student and job, che significa che un lavoro per studenti, e chiaramente i proprietari magari dei negozi o chi che sia assume gli studenti perché non paga le tasse sull'assunzione, quindi trovare un part time è molto molto più difficile, quindi fare il doppio gioco, no? Cioè part time e studio è molto difficile. Forse è più indicato il fare il sacrificio di un full time qualsiasi e studiare. Tempo.
se riuscite poi ad avere la forza per studiare, quello poi è un altro discorso. Poi noi parliamo del Belgio, ma siamo ad Anversa. Ah, io ho detto, non so, penso di aver detto di studiare l'olandese, ma solo perché noi stiamo al nord. Se voi magari già conoscete il francese, è meglio trasferirsi sulla zona sud dove parlano francese. O Bruxelles, perché cioè la Vallonia in generale si dice che sia povera. Cioè la parte più povera del Belgio è la Vallonia, ci sono campi, fanno i contadini tendenzialmente, un po' come il sud Italia e il nord Italia, direi. Insomma, chiaramente uno si informa molto bene prima di partire. Certo. Non come noi, forse. Se siete meteoropatici, non trasferitevi in Belgio. Ebbene, il sole non c'è mai. Io direi, non soffro tantissimo, cioè sì, soffro il freddo, Quando abbiamo raggiunto meno 6 gradi e c'era la neve e c'era il vento e dovevi uscire la mattina presto per andare a lavoro, era una tragedia. Ma tendenzialmente... Però io lo soffro meno qui, perché dove stavamo noi, al sud Italia, si dice che il freddo si attacca all'osso. Cioè fa talmente freddo che c'è l'umidità del sud Italia che praticamente esci bagnato la sera. Invece qui perlomeno è più secco, si tollera un po' di più, però ragazzi chiaramente fa freddo. Poi la luce... Sì, la luce secondo me è la cosa peggiore. Cioè, mentre l'estate... Non so, inizia il sole, l'alba che ora è alle 8:30 e il tramonto sarà alle 2:30, alle 3. No, non dico per dire, davvero. Quindi, cioè, se andate a lavorare, arrivate al lavoro col buio e tornate col buio, il sole non lo vedete mai. Se poi lavorate tipo me, dove non ci sono finestre, cosa illegale tra l'altro, non ci sono finestre negli uffici, il sole non lo vedete mai. Non a caso loro prendono sempre la vitamina D. Mentre l'estate praticamente vi andrete a coricare con il sole, perché tipo c'è il tramonto alle 10:30, 11:20, c'è il tramonto. Una delle ragioni che mi spingeva a trasferirmi in un paese estero era quella di sentirmi immersa in tante culture differenti. Ebbene sì, in Belgio ci sono tantissime culture differenti. Questo è un pro soggettivo. Ah beh, certamente, se siete razzisti, non è il paese per voi. Cioè, perché o se magari non potete vedere una determinata etnia, beh, non è il paese belga, voi, cioè. Almeno nella parte del nord, almeno dove siamo noi, tendenzialmente non è difficilissimo trovare quello un po' più razzista, se vogliamo dire, sì, così, razzista. Perché un piccolo aneddoto, anche nel parlare al telefono, se c'è magari qualcosa con la linea internet ci è capitato, noi un pochino l'olandese lo parliamo e a un certo punto dove non ci arrivi uno chiede, scusami, puoi parlare l'inglese, visto che lo magari... sto studiando l'olandese, c'è gente che dice no. No, ti parla in inglese. Non ti parla in inglese. O, eppure, o te la cavi in olandese o te la cavi in olandese. Lo conoscono, è proprio un non volerlo fare. Sì. E ci è capitato più di una volta, quindi diciamo che non è la maggioranza delle persone, però non è difficile imbattersi in qualcosa del genere. Sono molto nazionalisti, diciamo, in questo senso. Ma più che nazionalisti, non so se si può dire regionisti, nel senso che tifano per Vlaanderen, Vlaanderen Est. Un po' come nord e sud, sì, noi con l'Italia, tipo diciamo prima gli italiani, ma qui è prima quelli delle Fiandre in particolare, stanno sempre a... Cioè, secondo me loro si pensano un po' i migliori del mondo, cioè quelli delle Fiandre, secondo me. Poi chiaramente abbiamo trovato anche gente molto affabile, anche molti appassionati dell'Italia, cioè c'è molta gente qui che ama l'Italia, l'italiano, lo studia. Per esempio negli uffici, per legge proprio, loro non ti potrebbero parlare in inglese, quindi se trovi la persona che, tra virgolette, non si interessa minimamente di aiutarti e di lavorare... Sì, però se è un'esigenza e vai al sindacato. Ho capito, però e io è un ti modo chiedo, per contrastare, io per questione l'immigrazione, per scoraggiare l'immigrazione. Però, è dalla parte giusto, se io ho necessità anche alla polizia, no, sei in disaccordo. Cioè, se io vado dalla polizia ho bisogno di dire una cosa importante, ho una necessità. E noi abbiamo saputo che c'è gente che ha cercato di parlare in inglese e non gli hanno risposto in inglese. Ma se non ti risponde il primo, il secondo ti risponde. Ma magari, o al sindacato, non mi volevano parlare in inglese. O per dire alla posta, alla banca, cioè nel momento in cui uno deve fare delle cose, fra virgolette, economiche o di finanze, non me la fido ancora a parlare in olandese, quindi se permetti ci voglio parlare in inglese, come anche la posta, come anche la polizia.
Cioè, invece ci siamo trovati in situazioni in cui o parlavi olandese o lo parlavi, quindi magari chiedi che cos'è questa parola o non ho capito questo, dimmelo in modo diverso. Cioè, bisogna un po' saperci fare. Poi io ho fatto un'amicizia belga dopo un anno, che è una cosa spettacolare. Chi è che si fa un amico del Belgio? In Belgio. Non so, diteci voi italiani, no, perché questa cosa la voglio sapere. Commentate qui sotto perché sono davvero curiosa. Se qualcuno di voi, qualche italiano, è riuscito a farsi delle amicizie. Non siamo nemmeno usciti, non ci abbiamo nemmeno provato, sì, a parlare, sì, con le persone. Ho, ma io vado al lavoro, cioè, nel senso. Che vuoi? La gente non è tenuta che viene da te, sì, da parlare. No, scusa. Ok, però. Io non la penso così. Lui la pensa con lei, io la penso così. Cioè, se al lavoro, cavolo, in tutto il lavoro non ti fai un'amicizia. Anche in Italia, tu vuoi fare la spesa delle cose. Non è che viene uno, ciao, come stai? E ti parla e si crea l'amicizia. Cioè, non è che... Ma anche scambiare la parola, Ma se tu ci parli, che ci provi... Penso che... Cioè, non lo so. Penso poi. Che poi ti dicono ciao e se ne vanno. Non lo so, dipende. Cioè, nel senso, se un manco ci ha provato, che ne sai? Cioè. Io ci ho provato. Non a caso pure la mia collega francese non si è fatta un'amicizia. Eppure va in palestra. Cioè, vai in palestra e vai a lavoro. Ma dove più devi andare? Vai in palestra. Allora, ma tu, cioè, vai in palestra, no? E dici, oh, io vado in palestra e provo a parlare con le cristiane e non ci riesco. Con lo bar, proprio usare e non ci riesco. Allora sì, non è che basta che vado in palestra e ti fa amicizia. No, ma io così. Sono sicura che quella sia. Io 12 anni, cioè, in Italia in palestra e non ci ho mai fatto l'amicizia. Vabbè, ma tu sei diverso. E allora? Cioè, dipende. Dipende sempre da persona a persona, però vabbè. Come quando dicevi il fatto della lingua, se non ce la studi, non ci abbiamo imparato ancora, che se effettivamente non studi assai. Cioè, da tutta questa settimana quanto hai studiato? Ero che c***o vuoi, ma non è manco la prima settimana. Ed è lo stesso discorso per le amicizie. Quando hai provato? Per me è difficile farsi gli amici qua. Come è difficile farseli in Germania, come è difficile farsi nel Nord Europa, io direi in generale. Proprio è una questione più di carattere, più freddo, sono più chiusi secondo me. Tu dici no, secondo me sì, vabbè. Poi sono gentili, quello sì. Se tu gli chiedi una cosa, la cortesia te la fanno sicuro. Ritorniamo sulla questione interculturalità. Ovvero, mi piace l'idea di sentirmi parte cittadina del mondo. E il Belgio, in particolare Anversa, è proprio uno di quei posti in cui ci si sente parte del mondo. Perché si entra in contatto con tantissime culture differenti e si può andare a mangiare cucine differenti. Sono le feste tradizionali, delle varie etnie. Sì, la festa della Capodanno musica. Capodanno cinese pure. Sì, bellissimo, il festival della musica di ogni nazione, che cosa bello, il cibo di ogni nazione, fanno tutti questi festival fantastici, cioè, in modo tale da sentirti parte del mondo. Sì. Sì. Ah, e poi cosa fondamentale, c'è, cioè, il rispetto fra le diverse culture, quindi non esisterà mai che uno ti... Mentre mi mangio l'undici. Vabbè, cosa? Ormai l'abbiamo detto, ormai l'ho visto tutti. Si mangia le pellicine, vabbè. E ci sarà sempre tanto rispetto fra le culture, direi, secondo me. Continuiamo ora con i contro. Ebbene, lo dirò 50.000 volte in questo video. La sanità, secondo me, è un contro, a mio parere. E vi spiego perché, vi spiego ovviamente. Innanzitutto è a pagamento. Bisogna avere un'assicurazione sanitaria che invece in Italia non è necessaria. Quindi non è, come si dice... Nolente o dolente, se volete avere anche solo un medico di base per una visita basica, cioè la febbre o necessità di un dottore, dovete pagare l'assicurazione sanitaria, che all'incirca so che la più economica è la CM e costa 80 euro all'anno, che non sono tantissimi considerando che, cioè, in altri paesi si paga tipo 80 minimo al mese, noi paghiamo 80 all'anno, quindi... E per ogni visita, anche per un raffreddore, dovete pagare e poi vi ridanno parte della somma indietro, che sì, è comunque la maggior parte. Sì, del tipo pagate 30 euro, ve ne ritornano 20, quindi è come se, nonostante... Anche più forse, no? A me così è. Ah, dipende, se fate la visita dopo le 6 di pomeriggio e pagate 30 vi ritornano 20, se fate la visita prima delle 6 di pomeriggio, pagate 26, ve ne ritornano... 20, se non mi sbaglio, qualcosa del genere, non mi ricordo benissimo. Mi ritorna qualcosina in più. Sì, però dipende anche dall'assicurazione sanitaria che avete, dipende quella che scegliete. Sì, ci sono varie offerte in base dove l'assicurazione, sì, che scegliete, lì
comunque quello che volevamo dire è che c'è un'assicurazione per che forza, dovete fare per anche forza. Per il medico di base, insomma, sì, per base. Sì, 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 l'ospedalizzazione, sì, si paga di sì, più, certo. Tutte queste cose qua. Cioè l'ospedalizzazione, per esempio, se lavorate con un'azienda, di solito ve la paga l'azienda, però altrimenti dovete pagarvela da voi e costa ancora di più di 80-100 euro all'anno. Non so quanto di più perché io non ce l'ho l'ospedalizzazione, cioè me la paga l'azienda, quindi non lo so. Allora, per quanto riguarda le assicurazioni sanitarie, ovviamente se una persona ha un problema particolare di salute, si può fare un'assicurazione sanitaria specifica per il proprio problema in modo tale da non pagare ogni volta tantissimo, diciamo, per farsi la visita specifica. Però per esempio io che non ho nessuna malattia in particolare, mi faccio la super base del tipo ho solo il medico di base e pago poco, diciamo. Parliamo degli affitti. Gli affitti sono, secondo me, venire in Belgio veramente ha bisogno di una casa. E certo, avete bisogno di pagare un affitto, a meno che non avete così tanti soldi da comprarvi una casa, sì, così boh! Sì, tra l'altro qua le case costano proprio assai molto più che in Italia, molto più che in Italia. Devi ricominciare. Sto ancora ridendo. Invece fate. Non c'è sete. No. Non c'è sete. Dipende molto dalla zona. Per esempio qui al centro si può pagare anche dalle 5 alle 600 euro no, al beh, mese. 500... Dalle 5 no, alle 600 euro per posti molto piccoli, dico. Dipende molto. Ma neanche 5, qua 5. Dipende molto dalla zona, ad esempio c'è la zona qui Borgerhout, se non sbaglio. È una zona sì, molto frequentata da stranieri. Lì gli affitti sono un po' più abbordabili, se non avete nessun tipo di pregiudizio, di magari un po' più sporchina. Ma tutto sommato, cioè, conviene alla fine. Sì, non a caso ci sono. Ci allacciamo velocemente ai mezzi. Ci sono i mezzi che funzionano piuttosto bene, che se ne dicano. Cioè, abbiamo sentito italiani che si sono lamentati, ma gli italiani si lamentano spesso. Funzionano abbastanza bene. Vabbè, direi tranne la mattina alle 7:05 quando io devo prendere il pullman. Vabbè, è successo su poi quella fermata, resto... su quella linea. Sì, tanto, sì, sì. Ogni tanto succede l'imprevisto. Ah. Per il resto con quella città è molto connessa. Sì, sì, sì. Mentre se chiaramente più vi avvicinate al centro, più i prezzi si alzano, soprattutto se magari volete... anche la zona di Zuid è una zona. Direi la più costosa, Sì. Sì, sì, sì. Zuid è la più costosa e anche la più ricca. Nel Zuid siamo sempre più o meno al centro. Zona proprio, al centro. Proprio più a sud. 2018. Ma è a sud, non è? Zed! Ok. Un'altra cosa importante da sapere sugli affitti è appena si arriva in Belgio, uno chiaramente vuole affittare una casa. Nel momento in cui andate a chiedere però, vi dicono, hai un lavoro? No, allora non te la posso affittare. Poi, e voi dite, ma come? Sì, ma se non me l'affitti io non posso andare a lavorare? Poi magari trovi qualcuno disposto ad assumerti e dice, hai un conto bancario belga? No. Allora non ti posso assumere. Vai a farti il conto bancario, dice, posso fare un conto hai conto l'affitto bancario? In casa, al lavoro? No, allora non posso farti il conto bancario. E quindi è un cane che si morde la coda. E per il primo periodo dovete trovare qualcuno che non se ne freghi niente, insomma, che un è disposto ad affittarvi la casa. E in modo tale da sbloccare uno dei tre punti. Se si sblocca uno, chiaramente potete fare tutto il resto. Sì, questo sì, è un sì. problema che non si sa perché, ma è così, ragazzi. Sì. Parliamo di stipendio e costo della vita, ma siccome mi sono stancato lo dice Denise. Grazie, sta parlando sempre tu. Allora, gli stipendi sono alti, cioè, allora, rapportati ovviamente al costo della vita, che comunque è medio alto, poi dipende da come si decide di vivere. Certo, se mettiamo a paragone gli stipendi italiani con gli stipendi del Belgio,
Beh, cioè, vi pagano molto di più in Belgio, anche perché minimo 1600 euro ve li danno qualsiasi tipo di lavoro full time. E che rispetto all'Italia, dove cioè, tanti full time vengono pagati 1000 euro tranquillamente, direi che il Belgio è un bel paese. Comunque i diritti sono riconosciuti, nel senso vi danno tutti i diritti che tendenzialmente vi dovrebbero dare anche in Italia, o magari aiuti familiari se hai un figlio o due, vi danno soldi fino ai 18 anni d'età, e insomma ci sono parecchi vantaggi anche sulla stessa convivenza. Ad esempio, se fate il Samenwonen, cioè la convivenza civile senza che magari siete vi sposate, comunque risultate come nucleo familiare, comunque che state insieme, e se lavora uno, l'altro, ad esempio, parlando, riallacciandomi al fatto dell'assicurazione sanitaria, non paga l'assicurazione sanitaria perché si riallaccia al partner. Quindi insomma, ragazzi, ci sono vari vantaggi che ovviamente non stiamo qui ad elencarli tutti, però ti assicuriamo che i diritti vengono rispettati. Il problema, come dicevamo prima, è trovare un lavoro. Cioè, tendenzialmente qui però tantissimi non pagano gli straordinari. Tipo, come faccio io, gli straordinari non mi vengono pagati, però dopo me ne posso andare prima dal lavoro, posso arrivare dopo. Sì, sì, sì. Ed è, cioè, secondo me è una cosa buona alla fine. Cioè, nel senso, metti che devo fare degli straordinari per forza per finire di fare una cosa, almeno poi me ne vado prima. Quindi massimo 40 ore settimanali e stop, Non esiste che sei obbligato a fare più di 40 ore settimanali. Mi sa che proprio più di 40 ore dipende, perché legale. Per qualcuno può anche non essere un bene. Cioè, chi magari dice no, io magari lavoro, volevo lavorare due ore in più dai lavori, per avere uno straordinario in più. Dipende sempre dai lavori che fate, dal contratto che avete. Però tendenzialmente è molto utilizzata questa cosa del massimo 40 ore settimanali, poi entresci quando vuoi, gestisci come vuoi le tue ore. Ovviamente c'è da considerare che se gli stipendi sono abbastanza alti, la tassazione è, cioè, una mazzata, cioè è tantissimo alta, sia perché ci sono delle detrazioni molto elevate dal vostro stipendio, dal lordo, no? Del vostro stipendio, ma nonostante questo dovete fare anche una volta all'anno la dichiarazione dei redditi e pagare comunque altre tasse, che sì, considerando quanto è alta la detrazione sullo stipendio lordo, poi non sono tantissime quando dovete pagare la dichiarazione dei redditi, però comunque la devi pagare. Io non però so quanto ti verrà la linea il prossimo anno. Ho un po' paura, onestamente, che la manager mi ha detto non sarà alta, non sarà, tranquilli, tranquilli. Sì. Però nonostante tutto credo che si viva bene comunque al di là. Se poi volete uscire ogni sera a mangiare pizza e roba varia, spendete tutto lo stipendio. Lo stipendio in 5-6 giorni è finito, perché costa molto uscire, diciamo, fuori. Però per fare le cose di base, fare la spesa, mangiare in casa, ci sono tantissimi negozi a buon mercato e riuscire a vivere davvero dignitosamente. Infatti una delle cose positive proprio sul vivere dignitosamente, almeno per quanto riguarda la mia realtà del sud Italia, dove a 50 anni e poco più sei praticamente barricato in casa, non c'è più niente per te là fuori. E invece qui la gente si gode la vita fino a in tarda età, ci sono locali dove ballano, bevono persone molto avanzate, cioè, si godono la vita, 70, 80 anni, sì, le vedi che escono il pomeriggio, insomma, sì, hanno una vita attiva. Sì, sì. Anche attiva, cioè ci sono tantissime attività, appunto, cioè sì, parole da... Parliamo anche dei giovani, ovviamente non è solo un paese. Vabbè, a mio parere ci sono meno giovani. Sì, forse la città che gente città un po' più traversa, io a mio parere la vedo come una città per famiglia. Però ci sono molte attività, organizzano molte attività, ogni giorno sembra quasi di uscire, almeno per me, in una città diversa, ogni weekend. Ad esempio, adesso stiamo registrando il video in un momento in cui c'è stato un campionato mondiale di breakdance, che non è proprio una cosa da vecchi. E quindi, insomma, ci sono molte attività, molti tipi di giochi, roba varia, mercatini che... Sì. O per esempio lezioni di zumba gratis al parco, lezioni di yoga gratis al parco, per esempio attività in cui si può andare a pitturare gratis. C'è molta offerta, dai. Sì, cioè, nel senso, se una persona si mette a cercare le attività si diverte, se ne va girando. E sì, vabbè, tu fai il discorso di un'ora, non posso dire una frase? E questo l'ho fatto io, prima l'hai fatto tu. Sì, vabbè, andiamo avanti. Parliamo dell'integrazione. Allora, lo Stato vi aiuta tantissimo ad integrarvi, nel senso che potete fare il corso di integrazione, che è
totalmente gratis, in cui vi insegnano un pochino le leggi del Belgio, a gestire, anche a mettervi in contatto con varie aziende, cose del genere. Le consigli sulle case. Sì, no? Sulle case, gli affitti, il conto bancario, il numero di registrazione, documenti vari, vi aiutano un po' a diciamo, vivere meglio. Diciamo, chiaramente serve l'inglese perché il corso è in inglese. Ovvio, cioè, questa è una cosa fondamentale, tendenzialmente. Io direi a chiunque non sappia l'inglese, almeno base, cioè non trasferitevi all'estero. Sarò un po' drastica, però l'inglese ci vuole per forza. Anche perché se vi trasferite qui e non sapete l'inglese, o c'è una persona che vi aiuta, allora ci sta. Nel frattempo imparate l'olandese, magari imparate anche un po' l'inglese, però è davvero difficile se non sapete l'inglese, anche perché il corso di integrazione è in inglese, sì, sì, l'abbiamo fatto in inglese. E quindi se venite solo con l'italiano non lo potete fare. I corsi di lingua, vabbè, partono direttamente con l'olandese, quindi siete costretti ad entrare subito nel mood olandese o francese se vi trasferite nella zona di Bruxelles, ovviamente. Quindi sì, l'integrazione gestita dallo Stato è fattibile, però a mio parere la vera integrazione è un po' più difficile. Secondo me la vera integrazione è difficile perché io a distanza di un anno non è che mi senta così integrata, nel senso dipende un po' dagli ambienti dove vai, quello che fai, da dove ti trovi, eccetera. Però cioè, io finché non si conosce la lingua si è un po' tagliati fuori. Sì, un po' difficile. E tra l'altro conoscerla bene, secondo me, perché noi possiamo dire di essere un livello B1. Quindi ragazzi, B1 in inglese voi cioè parlate, il B1 in olandese parliamo, ma non così, e bisogna saperlo veramente bene l'olandese, secondo me, per sentirsi parte un po' del paese. C'è da dire che quando ti sentono parlare olandese si infervorano, nel senso che a loro piace vedere la gente che magari viene ad abitare qui, che comunque si sforza di imparare la lingua, quindi in questo vi vengono incontro. Però c'è sempre quello scoglio di che riesce difficile appunto allacciare amicizie, questo discorso qui, se non si ha una padronanza della lingua maggiore arrivi sempre allo scoglio in cui poi non sai più cosa dire, insomma, e quindi... Sì, è certo, perché la discussione finisce nel momento in cui tu hai finito le parole che sai in olandese, poi è un po' strano dire ok, adesso basta parlare olandese, inizia a parlare in inglese, è un po' strana come cosa, anche perché loro, cioè, tendenzialmente vogliono parlare olandese, è difficile fare un'amicizia in cui parli solo inglese, a meno che non sia un altro straniero e non sia una persona del Belgio, no? Sì. Un altro dei vantaggi del vivere in Belgio, a mio parere, è che si è al centro dell'Europa, quindi in 2 ore si può arrivare ad Amsterdam, si può arrivare a Parigi, si può arrivare in Germania, non so in quale città si arriva in 2 ore di treno, però si arriva anche in Germania. Quanto tempo? Beh, 1 ora di volo, abbiamo preso il volo. Un'ora. Però io quindi parlo... Per sì, beh, cioè, se prendete un'ora, neanche un'ora di volo, arrivate a Londra, dall'altro vicinissima. Mi piacerebbe farle con il traghetto, vabbè. Insomma, se avete un weekend libero e qualche soldo in più, ve ne potete mica, cioè, mica poi tanti soldi, cioè alla fine prendete un treno. No, ma neanche così tanti, a parte che si trovano un sacco di offerte nei treni. E poi cosa è importante, nel weekend si pagano la metà i treni. Sì, quindi cioè, se per esempio volete andare nel weekend, oggi vado a Ghent, oggi me ne vado, che ne so, in Vallonia a fare un giro nei campi, eccetera, o me ne vado a Bruxelles. O fuori nazione, appunto, cioè pagate pochissimo. Tant'è che noi ci siamo fatti un bel viaggetto ad Amsterdam. Andate a vedere il video! Lo mettiamo tra le schede, possiamo finalmente. La mia prima volta ad Amsterdam, parte 1 e parte 2. Stop. Altro punto a favore del Belgio, a mio parere, è la sicurezza. È un paese in cui ci si sente liberi di girare tranquillamente, perché la polizia, ragazzi, fa paura. Cioè, io anche se non ho fatto niente, guardo un attimo così un poliziotto. Ma autorevoli, dai. Sì, oh mio Dio, cioè, tutti enormi, alti 2 metri. E tra l'altro, senti... Beh, io ho visto tutti alti, piazzati. Vabbè, cioè, se consideriamo la mia stessa, è finita. Cioè. Però c'è molta polizia in giro, cioè almeno cioè, non esiste un giorno in cui non esci, si vede la polizia. Vedi una camionetta, un poliziotto sulla bici, a piedi, col monopattino, il triciclo.
l'aereo, non so, lo trovate, poliziotto lo trovate sempre, quindi vi fa sentire un po' sicuri, sì, forse. Per, anche per le cose di terrorismo che ci sono state nel passato recente, avranno aumentato. Quando vanno in giro con i fucili nella zona... Con i fucili. Cioè, vicino alla stazione centrale, a me mi fanno un'impressione, una paura. Dico io, mamma mia. Quando li vedo, dico io. Sì, lo so, però mi viene un'ansia. Mamma, che ansia ogni volta che li vedo. Poi non li puoi guardare, perché sennò ti guardano e dico, che cosa sta nascondendo questa? Niente, non c'è niente. Vabbè, comunque, sì, ci si sente abbastanza sicuri anche nelle zone un po' più brutte, fra virgolette. Secondo me la situazione è parecchio tranquilla. Poi spesse volte gli italiani dicono: oh, quella zona Borgerout è brutta, San Giuseppe è brutta, Skipper Scartier è brutta. Eh sì, e tutti i quartieri sono brutti. Io non lo so. Vabbè, sarà che a me mi piace vivere in qualsiasi tipo di zona. Non è che ogni zona ha il suo fascino, direi. Cibo, noi italiani siamo golosi, lo sappiamo, e quindi li attaccate, non c'è niente, ragazzi. No, buttia, c'è qualcosa. I piatti tipici, allora, le cozze, le patatine fritte, il waffle. Waffle, sì, è un dolce, poco conosciate. Basta. La verità non sappiamo tantissimo, cioè lo stufless che è le bowl che sono tipo delle polpette giganti che non ho mai assaggiato e quindi non possiamo dirvi niente, però lo stufless è buono, una carne stufless, se non l'avete birra, mangiato cotta nella birra, ma buonissima ragazzi, però chiaramente non è la cucina italiana, no? Non per qualcosa, per fare soldi, noi italiani siamo, è vero, beh, però quello italiana... che abbiamo mangiato è no, sempre no, stato molto buono, no, sì sì, però non è che possiamo dire che abbiamo mangiato abbiamo molta qualcosa. Più varietà, almeno per quello che ho visto io abbiamo molta più varietà, sì, e sì, poi sì, nulla sì. Vi vieta di comprare i vari prodotti che servono, vi fate la pasta col sugo, noi a casa mangiamo solo italiano, quindi non c'è di questo problema. E costa assai, nel senso, se volete comprare prodotti italiani, cioè, le ragazzi, marche tipo la Barilla, cioè fatevi il segno della croce, da noi si dice alla dritta alla smersa, però davvero, cioè, c'era in offerta un pacco di Barilla a 5 euro, in offerta 5 euro, no, ho detto io no, mi mangio la pasta de Lay's tutta la vita, no, vabbè, comunque chiudiamo con una nota di verde? Chiudiamo con una nota di verde, ambiente, via. Sì, l'ambientalismo secondo me qui va davvero per la maggiore, cioè la gente gira tantissimo con la bici perché ci tiene a non inquinare, tutti al lavoro vengono con il contenitore, fra virgolette, di vetro, di plastica, comunque mi sa che per danno non... 8 centesimi al chilometro se vai al lavoro con la bici. È vero, anche questa cosa, quindi ci tengono tantissimo al verde, a mantenere le zone pulite, ad inquinare di meno, certo poi c'è l'azienda petrolifera, però vabbè. Le aziende ci lavorano, l'importante è che ci sia un controllo, certo. No? Ah sì, l'importante è che siano solo, ovviamente, come si dice, sotto il controllo della legge. Ok. Però mi piace tantissimo questa attenzione verso l'ambiente. Diciamo che i giovani sono molto presi, no? La nuova generazione, c'è questa ondata di verde, forse un po' in tutta Europa, direi. Anche niente, nell'Olanda è molto utile, visto i disastri ambientali mondiali che purtroppo trascuriamo, e poi quando verranno a bussare alla porta sarà troppo tardi. Comunque dovevamo chiudere con una nota positiva di verde invece di catastrofismo, però vi devo ricordati che devi morire, ricordati che bussano alla porta. Chiudiamo il video e andate a vedere tutti gli altri miei video, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate e chi più ne ha più ne... seguitemi su Instagram Denise Cucela. Pubblicità al canale di Marco Kenkashin TV, pubblicità ma che c'ho? Fatta da me la pubblicità, figuriamoci. Bene, quindi potrete fare un resoconto da voi e decidere se il Belgio può essere il paese giusto per voi. Mi raccomando, se avete qualche domanda, e magari noi abbiamo le risposte, vi risponderemo. Commentate, vi rispondiamo. Anche perché devo dire, prima di venire qui io non ho trovato tantissimi video inerenti il Belgio su YouTube Italia, ma neanche su YouTube in generale.
tutto il mondo. E quindi penso che il mio video possa essere utile per chi magari si vuole trasferire in Belgio, e lo spero, ditemi voi se questo video è stato utile. Cliccate sulla campanella se volete rimanere sempre aggiornati e non perdervi nessuno dei miei video. Pubblico sempre cose diverse, pubblico quello che mi va quando mi va, quindi no, non c'è un giorno, non c'è un orario, non c'è una data, non c'è niente di niente. Tutto improvvisato, tutto blues, un canale blues. Sì, un canale blues. Fate tutte le cose belle e non fate niente di male. Cazzo stai dicendo? Ci vediamo alla prossima. Ciao, un bacio e alla prossima avventura. Ciao.